sono io che ringrazio voi, innanzitutto te, cara Presidente, per quello che hai fatto in questi anni e per quello che farai nei prossimi anni. Poi ringrazio Poli, naturalmente, ringrazio il Comandante che ci ospita, non per la prima volta, questo ci fa molto piacere, anche se io l'ultima volta me ne sono andato prima della fine, mi scuso, ma avevo un impegno esterno. Io però adesso vi dirò delle cose che avevamo in precedenza, diciamo così, discusso con Romainini, con Finetti, Scarpelli ne era certamente al corrente, con Poli e Marossi che è là in fondo, e che riguarda una mostra, il titolo credo l'abbia dato Romainini, che dovrebbe essere così: Milano da Expo a Expo, elogio del dinamismo. Che mi sembra, qualcuno ha detto, ma in questo momento non si può fare, invece secondo me è proprio il momento giusto per indicare una storia di Milano che l'ha vista più volte cadere e più volte riprendersi. E qui io voglio fare solo qualche riferimento storico, perché poi sulla mostra ci ritorneremo naturalmente quando la prepareremo. Oggi ho avuto la notizia che Palazzo Morando è ancora a disposizione, come ci avevamo già detto prima della pandemia, per il 2021, ovviamente, estate del 2021. E Milano è la città dell'Expo, e non solo dell'Expo internazionale, anche di quelle nazionali. L'esposizione del 1871, per esempio, fu l'esposizione dedicata alla crescita industriale di Milano, allora, che era una crescita importante. Cito solo il nome delle prime società anonime che avevano sede a Milano, il cotonifico nel milanese, il cotonificio Cantoni, Richard Ginori, il lanificio e canapificio nazionale, ma a Milano aveva una sede amministrativa anche il lanificio Rossi, per esempio, di Vicenza. E questo diede il via all'apertura di molte banche, non solo della Carico. Tra queste cito alcune: la Banca Popolare, la Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti, la Banca Industriale e Commerciale, il Banco delle Sete e il Banco di Sant'Ambrogio, giustamente dedicato a Sant'Ambrogio. Il Credito Italiano, nato a Genova, spostava la sua sede, una delle sue sedi, a Milano. Insomma, Milano si affermava come capitale economica del paese, e il 1881, seconda esposizione nazionale fatta a Milano, sanzionò questa situazione milanese. Il professor Enrico De Cleva, recentemente scomparso, che è stato anche rettore dell'università, in un bel libro dedicato all'esposizione del 1881, ha parlato della nascita allora del mito di Milano. Con queste considerazioni, l'incontro, leggo De Cleva, tra un'editoria intraprendente, Vallardi, Oepli, Treves, Sonzogno, e la comunità umanistica e scientifica che operava nel capoluogo, diede vita alla leggenda letteraria, cioè il mito di Milano, che, come diceva Carumba, sottolinea che quando c'è la cultura c'è anche la possibilità di andare avanti. Passeranno 25 anni prima di arrivare all'Expo del 1906, Expo internazionale naturalmente, in occasione dell'apertura del Sempione, che metteva Milano a confronto del mondo. Nel frattempo però a Milano c'era stata la rivolta milanese contro Crispi, accusato di sperperare risorse pubbliche per una inutile guerra coloniale, e in quell'occasione la sconfitta italiana in Eritrea provocò una reazione che possiamo definire popolare borghese, perché gli imprenditori non condividevano l'orientamento di Crispi, appunto, che sperperava quattrini, e poi anche dei socialisti e dei cattolici, che erano per principio contrari alla guerra. E nel 1898, qualche anno dopo la rivolta anticrispina, a seguito di una
reazione popolare per l'aumento del costo della vita, nella illusione di mantenere l'ordine venne richiesto lo stato d'assedio, per la verità richiesto allora dal sindaco, proclamato poi da Valerio Caris. Un centinaio di morti fu il risultato di quella esagerata reazione dello Stato. Messi sotto accusa Filippo Turati, l'onorevole Chiesa, Anna Kuliscio, Don Albertario, eccetera, eccetera, perché erano considerati i colpevoli di questa reazione, mentre invece è noto che Turati aveva cercato di calmare la piazza, di dissuaderla dal fare azioni violente. L'opinione pubblica però non volle assolvere i protagonisti di quella repressione. Alle elezioni comunali del 1899 un'alleanza tra radicali, repubblicani e socialisti conquistò la maggioranza e riportò un clima di solidarietà che favorì l'organizzazione dell'Expo internazionale del 1906, altro punto di ascesa di Milano e di affermazione del mito di Milano come capitale economica dell'Italia. Da allora, ho concluso, eccezione fatta per il ventennio fascista che dopo Mangiagalli cancellò i sindaci sostituendoli con i podestà, da allora sul fronte del progresso e della modernizzazione economica e sociale l'impegno delle amministrazioni comunali, malgrado le differenze politiche, è quasi sempre stato costante, con maggioranze di centro, con maggioranze di sinistra, naturalmente nei tempi cambiavano anche le denominazioni, con maggioranze di liberali moderati, per esempio. Una sostanziale condivisione del modello di crescita, queste sono parole scritte da Mainini, quindi le ripeto per non sbagliare, una sostanziale condivisione del modello di crescita e di sviluppo della comunità urbana con la valorizzazione della dignità e della qualità del lavoro umano. La mostra, e ho finito, la mostra sarà probabilmente, perché ancora non abbiamo deciso, una mostra di pannelli, fotografici, di pannelli esplicativi, di documenti presi dagli archivi, da pagine di giornali e altre pubblicazioni, in modo che chi visita la mostra possa entrare proprio in quel periodo e in quelle epoche. La sede, come abbiamo detto, è Palazzo Morandi, ma nelle ultime settimane ci è venuta un'altra idea, che è quella di realizzare un filmato, un documentario basato su ovviamente su immagini ferme, perché per il periodo che va fino alla metà del Novecento le immagini sono più o meno quelle. Non so se cosa sceglieremo, ma questo lo lasceremo alla Mainini e a coloro che si occuperanno della mostra. Però ecco, le possibilità sono due. Una mostra a Palazzo Morandi, simile a quella Milano nella prima guerra mondiale, che ho avuto l'onore di promuovere e alla quale partecipò tra gli organizzatori anche il Centro Studi Grande Milano, oppure un filmato, un docufilm, come si dice adesso, da presentare sempre al Palazzo Morandi, in un ambiente già, diciamo così, allestito per introdurre in questo lungo periodo di 100 anni, perché si va dal 1906 al 1916, più di 100 anni. Ritorneremo naturalmente su questa proposta di fronte al Centro Studi Grande Milano, anzi sarà il Centro Studi Grande Milano che si occuperà della parte realizzativa. Io sono stato pregato di dare questa informazione, l'ho data e vi ringrazio ancora. Grazie.